Incontriamo questa sera il magistrato scrittore, il dottor Domenico Cacopardo, presente a Giarre nell'ambito della rassegna letteraria Girare Pagina. Viene a presentare il suo libro, Il delitto dell'Immacolata, che definisce con tre aggettivi. Cioè, è difficile. No, dunque... Il delitto dell'Immacolata non è un giallo, è una storia che si può definire noir, ma anche se io sono rifiuto la classificazione di genere. Chi leggerà questo libro avrà la possibilità di fare un escorso sulla Sicilia degli anni 70, secondo me è un libro sul femminicidio e che è ancora di attualità, e su una fase di passaggio nell'evoluzione del costume italiano e siciliano proprio avvenuta negli anni 70, in cui la donna conquista una posizione diversa nella società, conquista la libertà sessuale che era di fatto negata dalla cultura ufficiale, e quindi è un romanzo che secondo me attraversa un pezzo di storia siciliana e nazionale nell'ottica di raccontare come eravamo. La Sicilia è una location sempre presente nei suoi romanzi. Che rapporto ha con questa regione? Beh, io anche se sono casualmente nato a Torino, perché mia madre viveva a Torino e mia madre aveva voluto, come si usava una volta, partorire a casa sua, io sono vissuto con un rapporto sostanziale con la Sicilia, sono sempre stato a lungo in Sicilia. Quando parlo con i miei amici siciliani passo tranquillamente dall'italiano con una leggera cadenza romanesca al siciliano. Conosco, ho girato molto la Sicilia, la amo e la considero un po' il paradigma, una metafora del mondo e dell'Italia. Molte cose che accadono in Sicilia poi si riproducono, sono fenomeni che si riproducono sia a livello nazionale che a livello più alto, nel bene e nel male, perché la Sicilia non possiamo dimenticarci che è un ossimoro, perché è la patria di Giovanni Falcone, ma al contempo di Totò Riina, di Borsellino, al contempo di Bagarella che scioglieva i bambini nell'acido. Però in questa collocazione di un tipo di figure umane c'è una grande messe di opportunità.